Buonasera, buonasera, 21 minuto in diretta su Rete Autosport, nuovo appuntamento con speciale calciomercato che si è concluso per quanto riguarda la Serie A e la Serie B venerdì scorso 17 agosto. Naturalmente torneremo a parlare dei movimenti effettuati dal sodalizio biancazzurro, dal Pescara, per essere ancora più chiari, più precisi. Però l'unica certezza, come diceva Vincenzo Cini, buonasera Vincenzo, e poi buonasera, presenteremo Massimo, gli altri ospiti che sono ai tuoi fianchi. L'unica certezza è il caos che si respira attualmente nel calcio italiano, soprattutto nel campionato di Serie B, perché ad oggi non si è ancora capito se si comincia venerdì a giocare con l'anticipo Brescia-Perugia, via via con tutte le altre partite che ci saranno sino a lunedì. Il Pescara per inciso dovrebbe esordire sabato con inizio alle 18 allo stadio Zini di Cremona. C'è lo stato di agitazione, è stato proclamato, però non è stata ancora presa alcuna decisione sullo sciopero. Buonasera ad Alessandro Alberti. Buonasera Alessandro, Massimo. Abbronzatissimo, poi insomma risalta ancora di più con la giacca chiara. Complimenti. Grazie. Però sempre al lavoro, insomma. Li accetto volentieri. Sì, voglio dire, sì, si può lavorare in questo momento anche da casa. Da casa. Considerando che non si sa l'orizzonte temporale, quindi è meglio non stressarsi, abbiamo una bella spiaggia a Pescara. Hai perfettamente ragione. Un bel sole, un bel mare. E pensiamo alla salute. Un po' meno abbronzato Paolo Toro, sempre impegnato. Impegnato, insomma. Ormai sei pensionato di lusso. Ormai, quasi, sì, quasi, sì, quasi. Praticamente di fatto. Sì, per cui, va bene. Abbiamo già salutato Vincenzo Cini. Buonasera all'esperto in materia di diritto sportivo, tra l'altro docente all'Università LUM di Bari, Giuseppe Tambone. Buonasera Giuseppe. Insomma, facciamo un po', sintetizziamo quello che è successo oggi, perché nel primo pomeriggio c'è stato un incontro a Roma tra l'AIC, capitanata da Damiano Tommasi, il presidente, e i capitani rappresentanti dei club di Serie B. In realtà non è stata presa alcuna decisione, si pensava alla proclamazione dello sciopero, ma c'è intanto la proclamazione dello stato di agitazione che potrebbe preludere allo sciopero nelle prossime ore, sì o no? Sì, credo che sia un percorso corretto. Da quello che si è desunto anche dalle interviste, diciamo il dopo riunione, c'è stato questo confronto tra l'associazione e i capitani, quindi i rappresentanti dei calciatori della Serie B, e c'è stato come conseguenza questa proclamazione dello stato di agitazione, che è vero che non è la proclamazione di uno sciopero, ma non è vero nemmeno l'esatto contrario, anzi potrebbe essere un passo verso, in attesa che nei prossimi giorni ci sia o si riapra un po' di dialogo e magari qualche scelta un po' più di buonsenso, perché questo muro contro muro vede in mezzo tante componenti. E non stiamo dando una buonissima immagine a livello generale. Assolutamente. Tra l'altro su Repubblica.it ho stampato un articolo di un'oretta fa. C'è un'indiscrezione, perché un calciatore uscendo dalla riunione sembra che abbia detto: noi volevamo scioperare ma è troppo tardi. Questa è un po' l'indiscrezione che è venuta fuori da questa riunione, poi bisognerà vedere se effettivamente è reale o no, però comunque c'è una situazione in questo momento di stallo, evidentemente, perché Tommasi ha detto: noi non volevamo oggi proclamare lo sciopero, però è chiaro che c'è uno stato di agitazione, non fa bene al calcio. Oggi ho sentito anche l'intervento di Fabricini, il commissario straordinario, a Radio Anch'io Sport, è intervenuto anche il presidente della Lega B, Balata. Scioperare non sarebbe un bene per il calcio italiano in questo momento, però è indubbio che ci siano state delle forzature, delle storture. Sì, credo che... riferisco agli articoli, insomma, di cui si è dibattuto negli ultimi giorni, 49 e 50. Credo che, diciamo, lo sciopero non è né la soluzione al problema e neppure un momento di rottura. Però credo che bisognasse
bisognava che ci si pensasse un po' prima a quelle che erano le conseguenze di questa, di questa che tu hai chiamato forzatura, che deve ancora avere tra l'altro il vaglio di tutta una serie di organi, perché certo. al momento è stata messa una, secondo me, una foglia di fico su una situazione un po' sui generis, tra le altre cose anche con qualche dubbio dal punto di vista della tenuta normativa, sia per come il provvedimento è stato previsto e sia anche, tra le altre cose, il provvedimento non ha avuto la firma del segretario generale della Federcalcio, che firma tutti i comunicati, quindi questo comunicato manca di questa firma, che è sempre stata una firma di legittimità. Quanto potrà valere sulla nullità o meno dell'atto non lo sappiamo. Un po' come scusa Giuseppe, del Presidente della Repubblica sulle leggi, quando le leggi devono essere controfirmate. Più o meno, sì, da guardasigilli, più o meno il sistema è questo. Però al di là di questa cosa, credo che il quadro in cui si sono mossi questi passi sono di grossa incertezza, non solo per oggi ma anche per il futuro, perché se leggiamo quelle poche righe capiamo che la Serie B è passata a 19 solo per questa stagione, l'anno prossimo torna a 22 e non ci è stato spiegato come torna a 22, visto che sono stati confermati il sistema delle promozioni e delle retrocessioni, quindi l'anno prossimo non so come potranno fare, se dall'altra parte è stato previsto che c'è comunque una necessità di una maggioranza qualificata per, quindi ci sono bisogno del parere favorevole anche delle altre componenti, quindi è stato un passaggio che ho sentito parlare di riforme, ma è la classica riforma fatta per 6 mesi per il momento, e se riflettiamo un attimo credo che qualche presidente di B ci stia riflettendo, ha creato un po' di potrebbe creare un po' di problemi a più di qualche squadra, perché la Serie B così lunga ha 42 turni, più partite, più incassi, più possibilità anche di nascondersi all'interno della classifica. Beh, chiaro. Oggi devi arrivare 14esimo per mantenere la Serie B. Adesso il rischio di retrocedere, diciamo che è un po' più concreto. E soprattutto, soprattutto se andiamo a calcolare i 500.000 euro che più o meno hanno di ricavi ulteriori, molte squadre, se non hanno fatto ricorso adesso, lo faranno perché non ne hanno avuto tempo, magari dovranno fare ampio ricorso a gennaio sul mercato, e lì questi 500.000 spariranno in un attimo. Quindi ecco che quando le cose, secondo me, vengono fatte di fretta, settariamente, creano sempre qualche problematica. Siccome poi insomma ci riempiamo sempre la bocca dicendo che bisognerebbe rispettare le regole che ci sono ma non vengono rispettate, la prima cosa che è stata fatta, io lo devo dire perché insomma è il mio pensiero opinabile, non sono state rispettate le regole, perché comunque sono state modificate due normative, due articoli per essere più precisi, delle NOIF, che sono le norme che organizzative interne della FIGC, regolamento organico, che possono essere modificate, ma la modifica poi sarebbe stata esecutiva tra due campionati. Invece si modifica una norma affinché si cambi tutto da subito. Quindi sì, anche questa è una forzatura, una stortura. Per carità, poi le società di Lega B chiaramente fanno le loro valutazioni. Siamo in un momento in cui tutti contro tutti, ognuno pensa che tutto è possibile, squadre della D che vogliono essere ripescate in C, addirittura ho letto che il Vicenza 1902, che non è neppure affiliata, ha chiesto di continuare la strada del Vicenza, che invece poi è diventata Bassano, e ha cominciato a prendere 20 giocatori anche con battaggi internazionale, quindi siamo in un momento di follia, no? Incredibile. Di grande confusione. E il paradosso in tutta questa situazione, calcio in pieno marasma, diciamo. Sì, perché se tutti pensano che con uno spintone di qua, telefonata di là, puoi avere qualcosa, puoi provare ad avere qualcosa che in linea generale. Quindi sei d'accordo con me che le norme non sono state rispettate, no? Perché dicevo del paradosso, per carità, la B è chiaramente, come tutte le leghe, fanno i propri interessi, ed è giusto che lo facciano fino in fondo, per quanto è possibile e compatibile. Però il paradosso è che la stessa norma sui ripescaggi è stata osservata dalla Serie B ai primi di luglio, sostanzialmente solo nella parte in cui
che è quella che poi ha coinvolto il Novara e il Catania facendoli rientrare nel novero, hanno evidenziato che c'era una differente considerazione dell'illecito sportivo rispetto all'illecito amministrativo come elemento che precludeva al ripescaggio. Certo, certo. In quella fase lì probabilmente la Lega Serie B poteva, esatto, esprimere che non voleva ripescaggi, che voleva ripassare a 19. Tutto è partito da lì. No, non lo ha fatto in quella, certo, sede. Poi è successo successivamente, chiaro, nel momento in cui sono state eliminate tre società, allora a quel punto il ripescaggio non gli è andato più bene. Assolutamente. Allora, il ripescaggio, io non sono uno dei fautori del ripescaggio, perché chiaramente crea sempre, no, per quanto i regolamenti siano abbastanza accurati, crea sempre un sistema di incertezza, di clamore, eccetera. Però finché non ci si stabilizza in una maniera, in una certa maniera, ed essendo il nostro un sistema aperto, certo, no, si corre il rischio di doverci ricorrere. Assolutamente. Però nel momento in cui, come dicevi tu, le norme dicono così, viene fatto un comunicato sui ripescaggi, lì crei dei diritti acquisiti. È come se fai un bando, no? Certo. E poi si apre la gara, ci sono praticamente i vincitori, perché le buste sono lì, devono solamente dire chi sono i tre, no, ripescati. A quel punto mandi tutto a monte dicendo no, non abbiamo più bisogno del ponte, no, della casa. Come diceva anche Balata, io non è che voglia dare ragione a Balata, perché è chiaro che il calcio deve essere riformato in qualche modo, però sì, bisognava pensarci un po' prima e non arrivare all'ultimo momento. Perché poi dopo con il nuovo, esatto, governo federale. Perché poi ci sono state quelle forzature e storture di cui abbiamo già parlato ampiamente anche nelle precedenti edizioni dello speciale calciomercato. Però se bisogna aspettare il pronunciamento del Collegio di Garanzia dello Sport del 7 settembre, cioè veramente si rischia poi di cominciare a Natale. No, ma non solo, il rischio più, diciamo, didattico, che credo, spero reale, è che essendo andati in 5-6, certo, al collegio, certo, e essendo il collegio, avendo riunito tutto nella stessa situazione, e sicuramente darà un indirizzo a tutte le istanze, se il collegio decide, no, la, certo, reimmissione di tutte le istanti, di tutte le società, perché non è stata fatta una classifica in cui sono, esatto, state messe in fila le 5-6, certo, no? Se decide il collegio di dare ragione a tutte le istanti e quindi di ordinare l'immediata immissione di tutte, perché hanno tutte ragioni, ci si ritrova il campionato di B a 24-25 squadre. 24-25 squadre, 24 squadre come nel 2003-2004, 46 partite. Ed è una cosa che sinceramente ti dico, spero che non succeda e non succederà, cioè, perché al massimo, no, perché sarà le squadre ordinata alla FIGC di... Ricordiamo di fare le squadre che sperano nel ripescaggio: Novara, Siena, Provercelli, Catania e Ternana, ma c'è anche l'Entella. Attenzione, quel discorso del Cesena, legato al Cesena, insomma, davvero non ci si capisce più niente. Ma no, ma lì diciamo che successivamente alla mancata qualificazione dei mondiali si è voluto cercare di far vedere che c'era una volontà anche di riforma. Billy Costa Curta, commissario e quant'altro, c'era la squadra, le seconde squadre, che sembrava, sì, una novità, e poi l'unica che ha potuto fare la seconda squadra è la Juventus, perché a livello organizzativo è in un mondo a parte, sì, e da lì c'è stata tutta una serie di attività che probabilmente avevano il lodevole tentativo di rimettere un po' d'ordine, in realtà hanno creato più casino di quanto ce ne fosse prima. Sì. Quindi io ritengo che le cose, se c'è la volontà di riformarle, andrebbero fatte per gradi, certo, e in questo momento non ci sono ovviamente le condizioni per fare riforme o quant'altro. Il problema di fondo però, caro Massimo, a mio avviso, è che così andando si sta cominciando a creare veramente una frattura basata solo ed esclusivamente sul potere economico, sì, e credo che quando De Laurentiis nelle sue, diciamo, colorite espressioni afferma di voler andare verso un campionato dei grandi club, sì, una sorta di Superlega. Di Superlega, mi sembra che qualche indizio allo stato attuale ci sia. Certo, come avete detto tutti, insomma, quest'anno non ci siamo fatti mancare niente. Assolutamente. Dalle eliminazioni mondiali a quello che sta succedendo, insomma, all'estero del calcio italiano,
hanno una considerazione pari allo zero, molto modesta. Oh, tra l'altro Vincenzo e Paolo, abbiamo detto rimane lo stato di agitazione, vedremo quello che accadrà. Oggi non avevamo intenzione di programmare nulla, ha dichiarato Tommasi al termine della riunione che si è svolta a Roma. È stato condiviso un comportamento gravissimo nei confronti dei calciatori da parte della Lega e delle società che si è verificato in questi giorni e che ovviamente faremo presente in sede legale. Sicuramente non è un buon inizio. A che cosa si riferisce Tommasi? A un comunicato che i club hanno sottoposto alla firma dei capitani delle loro squadre per evitare lo sciopero. Non so se ti ha riferito sull'argomento Brugman, il tuo amico. No. Gaston Brugman. No, perché oggi era presente Gaston Brugman. C'era. C'era Fiorillo. Ah, è andato Fiorillo, non Brugman? No. Quindi il capitano è Fiorillo? No. Io so che è andato Fiorillo. Sarà andato Fiorillo. Vabbè, io pensavo fosse Brugman. Comunque, il testo è questo. Spettabile AEC, il sottoscritto in qualità di capitano della squadra, rende noto che i calciatori della suddetta non intendono essere coinvolti in alcun modo in situazioni non afferenti alla sfera tecnica della categoria, preferendo evitare coinvolgimenti riconducibili a strumentalizzazioni politiche. E primo pertanto la volontà della nostra squadra di giocare, pertanto la volontà della nostra squadra di giocare come da calendario la prima giornata di Serie B. Cordiali saluti. Cioè, quindi, è chiaro che in questa situazione ognuno cerca di cautelarsi anche formalmente, chiaro, nella maniera migliore, per qualunque cosa dovesse succedere. Il punto è che qui purtroppo ci sono dei condizionamenti dettati in tutto questo marasma da tempi molto ristretti, che a loro volta sono condizionati da che cosa? Io credo da questa contrattualistica economica nei confronti di chi finanzia effettivamente il calcio a questi livelli. Per cui è chiaro che non è ipotizzabile che il campionato deve partire. E allora chi ha dovuto decidere, probabilmente, fatte queste valutazioni, ha optato per far partire un campionato al quale siano presenti le squadre che sicuramente hanno tutti i diritti per partecipare alla B. Sulle altre, eventuali ripescaggi, ammissioni eccetera, si sarebbe potuto ingenerare un ulteriore sistema di ricorsi che avrebbe portato avanti all'infinito questa situazione e che avrebbe rischiato ancora di più di far slittare in avanti l'avvio del campionato. Per cui è stata una decisione che si debba cominciare. Secondo me si comincerà. Tra l'altro alcune squadre hanno già diramato comunicati, tipo Carpi e Brescia, scenderemo regolarmente in campo a partire dal prossimo weekend. Ma su questo documento si è arrabbiato tantissimo Tommasi, perché ha detto non ha nessun valore, il diritto di sciopero è individuale e sancito dalla Costituzione. Quindi ci sarà si aprirà anche qui una sorta di guerra legale per quello che è successo. Bisogna vedere se la sottoscrizione del capitano corrisponde all'effettiva volontà di tutti i giocatori che il capitano rappresenta. Se è una sottoscrizione, voglio dire, rappresentativa di tutta la squadra, si presume, salvo dimostrazione contraria, che i giocatori sono d'accordo col capitano. Quindi il capitano, poi qui si dirà, è la società che ovviamente per cautelarsi ha detto firma qua, cioè si sa poi magari per... Io penso non sono che state firmate comunque, quelle dichiarazioni non sono state firmate. Era il facsimile che girava volevano che i capitani firmassero. Capitani, quindi come se i capitani si fossero investiti, capito, di un potere di rappresentanza. Però qui dice un comunicato che i club hanno sottoposto alla firma dei capitani. Ma non l'hanno firmato. No, è sicuro? E allora perché si è arrabbiato? Si è arrabbiato perché forse non è il massimo della correttezza costringere i capitani a delle firme, no, in rappresentanza. Tant'è che qualcuno avrebbe detto volevamo scioperare ma è troppo tardi. Insomma c'è una grande confusione. Troppi tempi. Brescia e Carpi, ripetiamo, hanno già diramato un comunicato sui rispettivi siti, scenderanno in campo dal prossimo weekend. E questo che cosa potrebbe significare, Vincenzo? Perché se ogni società fa così, significa che allora si comincia. Io credo che per concludere questo ragionamento, anche perché nessuno di noi purtroppo ha la sfera di cristallo e nessuno di noi saprà l'8 settembre, anche se l'8 settembre ci evoca fatti ben più importanti e gravi
di questo. Io credo che il problema più grande sia quello che tu hai detto, riferito prima, e cioè è stata lesa la centralità, il rispetto delle norme. Certo. Non è possibile cambiare le norme in questa maniera. Le norme ci sono e vanno rispettate. È chiaro che se tu cambi le norme, è normale che ci sono tanti di quegli interessi sportivi, finanziari, che spingono tante altre squadre, le hai elencate tu, a fare i ricorsi. E a questo aggiungo due elementi. Il primo, nelle giuste considerazioni dell'amico Giuseppe, non dimentichiamoci che tempo fa, prima della stesura dei calendari, la stessa FIGC, attraverso il suo commissario straordinario, aveva, fra virgolette, detto alla Lega B: mi raccomando, noi vogliamo la Serie B a 20 squadre. Primo, e se non ricordo male, no, 22, scusa, perdono, 3 agosto. Con tutti questi numeri, diamo i numeri all'otto. 3 agosto. E io non mi dimentico ancora la dichiarazione dello stesso dirigente quando disse: devono passare sul mio cadavere se si dovesse arrivare. Quindi dove voglio arrivare? Ipse dixit Fabbricini. Certo, certo, con seduto a necessità, che si potremmo continuare per le lunghe. Lo ha detto, io lo ricordo. Quindi se tu violi, cambi le norme così, è chiaro che metti nella condizione tutte le società interessate, non ultimo, io continuo a ripetere, mi aspetto anche un'azione da parte della stessa Dazon, che ha investito parecchi soldi, e qui io non sento mai parlare da nessuno, ma perché i tifosi? Scusa, un tifoso che ha fatto un abbonamento per 21 partite. Sì, è vero. E adesso ce le ha per meno. Cosa dovrebbe fare? Oggi mi sono divertito con adesso il adesso per 18. Certo, per il massimo. Faccio una premessa perché altrimenti sembra che io parlo di parte. No, a me piace sempre fare un ragionamento mantenendomi in una posizione assolutamente equilibrata. Fa tutte le dichiarazioni. Ho letto anche quella della Codacons, che anche qui, come voleva promuovere un'azione contro la Juventus nell'affare Cristiano Ronaldo, perché dice che si investiva troppo e c'erano degli operai che guadagnavano poco, ha detto che farà un'azione, promuoverà un'azione contro pubblicità ingannevole contro Sky e DAZN. Io auguro le migliori fortune e il miglior successo, ma credo che sia di dubbio risultato. Quindi, per concludere il mio ragionamento, ci sono delle regole, vanno rispettate, altrimenti ti puoi aspettare le azioni di tutte queste società. Comunque, insomma, si acuisce ancora di più lo scontro tra AIC e Lega, e quindi Federazione. E dall'alto della tua esperienza, e poi parleremo di calcio giocato, perché questa è politica calcistica, però sicuramente importante per il futuro del calcio italiano. Bisognava pensarci prima, lo diciamo da subito, anzi lo ripetiamo e lo ribadiamo, perché è giusto ridurre gli organici, per carità, è giusto, perché il calcio italiano versa in una situazione molto difficile dal punto di vista proprio finanziario economico, però bisognava pensarci prima, assolutamente, cioè non è che ti svegli la mattina e decidi di cambiare una norma quando poi la norma, se modificata, dovrebbe diventare esecutiva ex legge proprio tra due campionati, come dice la stessa normativa, invece così non è stato fatto. E poi dulcis in fundo, per chiudere, poi magari parliamo non di politica, in una stagione dove ci sono 7-8 squadre sub iudice, il mercato è stato fatto finire il 17 di agosto. Assurdo. Forse questo era l'anno in cui finire il 31 di agosto, ma forse anche una settimana dopo. E questa è l'ennesima contraddizione del calcio italiano. Tanto che qualche procuratore infatti ha proposto lo slittamento. Ha detto una cosa giustissima. Assolutamente. Adesso non ha senso, perché adesso le squadre di Serie C devono avere una settimana in più per fare il mercato. Poi nell'ipotesi in cui che poi a cascata la Lega Pro probabilmente si comincerà in Lega Pro a metà settembre, insomma. Ma al di là dell'inizio del campionato, se io sono una squadra che ricevo di Serie B, ricevo una proposta nei riguardi di mio giocatore, sono di una squadra che mi offre una cifra, diciamo, anche fuori dal normale, non posso avere poi il diritto di sostituire. Allora vedi che è un caos assurdo che non ha logica. Io sono costituzionalmente convinto che se il mercato finisse il 31 luglio si consentirebbe alle squadre di iniziare la preparazione, e ci sarebbe un ritmo più calmo, si farebbe più gruppo, gli allenatori lavorerebbero meglio, le squadre si strutturerebbero anche meglio,
e per poi riaprire eventualmente. Secondo me dovrebbe finire invece il mercato dovrebbe finire quando cominciano le preparazioni. Esattamente, però in una stagione transitoria come questa, finire il campionato, il mercato in Italia il 17 di agosto, certo, con squadre subiudice, con questo bailam che vengono alle quali viene dato un'ulteriore proroga di 7 giorni, con i campionati che iniziano a settembre, in Europa finisce il 31 agosto, a parte l'Inghilterra dove il campionato è finito l'8 agosto, il mercato, scusa, mi sembra una situazione assurdo, veramente carnevalesca, anche se non è proprio il tempo, però hai reso esattamente l'idea. Ti volevo chiedere, Giuseppe, per chiudere l'argomento, tu sei un esperto in materia, è chiaro che non ti chiedo come andrà a finire, però come potrebbe andare a finire, in che senso secondo te ci sarà lo slittamento dell'inizio di questo campionato e magari potrebbero essere reintegrate 3-4 squadre, insomma sarà decisivo quello che succederà il 7 settembre? Allora, teniamo conto che l'intento dello sciopero su cui sta riflettendo l'AIC ha anche secondo me un lato cautelare, perché riuscire a far slittare queste due turni della Serie B consentirebbe anche a recuperare una serie di situazioni, perché sicuramente il 7 settembre con questo mega pronunciamento del collegio sarà lo spartiacque e darà il via comunque ai campionati con un assetto che in questo momento è difficile da prevedere. In più aggiungo a quello che diceva Alessandro, mettiamo conto che ci sono delle squadre che vengono tra virgolette ripescate in Serie B, certo, e che quindi avrebbero dovuto finire il mercato il 17, ma non essendo in Serie B non hanno potuto fare il mercato di Serie B, è chiaro, perché fino al 7 non sapevano se erano in, certo, B o in C. Quindi diciamo che questa situazione, no, dell'AIC cerca un po' di far ripartire, no, dal disordine in una linea un po' tutte le situazioni per potersi muovere. Quindi il collegio di garanzia sarà questa, cioè allora, slitteranno i due giornate all'inizio del campionato. Se riescono con lo sciopero sicuramente mettono in condizione la Serie B, ma anche la C e la D, che sono bloccate in questo momento, perché qui non è che si può ragionare secondo me a compartimenti stagni, perché ognuno nel suo orticello si fa le sue cose, poi se l'immondizia che uno dal suo orticello butta quello a fianco, no, la butta dall'altra parte, non gliene frega niente a nessuno, non va bene. Allora se bisogna entrare in una logica di insieme, di federazione, perché le riforme vanno fatte tutte insieme, perché se scendono vengono ridotte le squadre in un campionato, bisognerà anche capire come farle assorbire dal campionato successivo e poi quelle da quello successivo e quell'altro successivo, quindi ci vorranno forse 2-3 anni per poter assorbire, no, questo livellamento. Quindi diciamo che la logica è completamente sballata, quella presa, poteva prendere la C, la D, la Serie A o la Serie B, è completamente sballata la logica, ma soprattutto bisognerà capire il collegio che intenzione avrà, che orientamento. Se leggo delle ordinanze, sono, non so se per prassi o per diciamo per mettere dei paletti, il collegio ribadisce due cose. La prima è che comunque c'è un orientamento di una sentenza, di una decisione dello stesso collegio del 2014 che sta lì e da cui non sembra volersi scostare, che era relativa al caso sollevato dal Novara, di cui si avvantaggiò il Vicenza, che era proprio l'organico della Lega B, e lì venne ribadito che era 22, perché finché nessuno cambia 22 nei termini delle noi, e fu ripescato in Vicenza, però l'aveva sollevato il Novara. Sì. Dall'altra parte dice comunque fatti salve tutte gli obblighi che saranno posti in carico delle istituzioni per poter ottemperare a quello che decidiamo. Quindi sostanzialmente dice che nel caso in cui dovesse bocciare quello che è stato fatto, perché non lo sappiamo e non lo possiamo ipotizzare, ma nel caso in cui dovesse bocciare, poi ci sarà l'obbligo per le istituzioni di eseguirlo, di porre rimedio, e con due giornate che è già trascorso, con due squadre che sono state ferme, con tutta un'altra serie di situazioni, credo che sarà molto, molto più complicato, se non fermarsi due turni, mettersi in fila come la C e la D, aspettare questo benedetto 7 settembre, no? E dopodiché
ognuno si terrà gli organici. Quindi che tu auspichi ragionevolmente per lo slittamento del campionato di Serie B un paio di partite, ma per, per aspettare, secondo me, per evitare problematiche successive. Ma sei stato molto chiaro. Allora ci fermiamo per pochi istanti, 21:30. Intanto sembra che Proietti abbia declinato la proposta della Casertana. Proietti, uno dei giocatori in lista di sbarco, diciamo così. Tra poco ne parleremo ampiamente, entreremo proprio nel merito del mercato del Pescara, teste consegnato agli archivi. A tra pochissimo. Eccoci qui ancora in diretta dallo studio 21:34 per parlare di mercato del campionato di Serie B, chissà quando comincerà. Insomma, abbiamo un po' sviluppato questa situazione piuttosto caotica che si è venuta a creare negli ultimi 20 giorni. Il mercato di Serie C dovrebbe, condizionale quanto mai di rigore, terminare venerdì prossimo, salvo proroga a questo punto probabile del mercato di Lega Pro, sino al 31 di agosto. Naturalmente c'è il Teramo interessato che deve completare la rosa. Per quanto riguarda la Pescara, ricordiamo che domani la squadra al gran completo con lo staff dirigenziale e sanitario sarà presentata alle Naiadi, ore 21. L'evento sarà teletrasmesso su Rete 8 Sport in diretta. È la prima volta, anzi la seconda volta che accade negli ultimi 5 anni, è la prima volta a Piazza Salotto nell'ultimo quinquennio, nel 2013, agosto 2013, l'allenatore era Pasquale Marino. Vediamo in grafica l'organico del Pescara a fine mercato. All'appello manca solo il terzo portiere, si parla di Simone Farelli, ma non è scontato che sia lui il terzo portiere, alle spalle di Fiorillo, titolarissimo, e naturalmente il giovane promettente Castrati. Simone Farelli, che insomma ha avuto anche trascorsi nel Lanciano, stagione 2007-2008. Partiamo dai portieri, Fiorillo e Castrati, arriverà un terzo portiere, come detto, difensori di fascia, Matteo Ciofani, Balzano, Del Grosso e Elisalde. I difensori centrali, Gravion, Scognamiglio, Perrotta, Campagnaro e Fornasier, centrocampisti Brugman, Canutè, Macin, Memuscia, Melegoni, Crecco e Palazzi. Crecco tra poco lo ascolteremo insieme con Matteo Ciofani. Attaccanti, prime punte Cocco, Monachello, sono le vere prime punte in organico. All'occorrenza aggiungiamo noi Leonardo Mancuso. Punte esterne Capone, Antonucci, Marras, Del Sole, che è rientrato dopo lo scambio con la Juve per Bonino, e naturalmente lo stesso Mancuso, che è un attaccante esterno di ruolo, anche se abbiamo visto lo scorso anno, insomma, ha ricoperto molto bene il ruolo di seconda punta, tra l'altro 9 gol in campionato per l'ex San Benedettese. Che organico è, Alessandro? Beh, ci tuo avviso? Per ogni ruolo almeno un paio di alternative, mi sembra una squadra ben allestita. Onestamente credo che si sia colmata la lacuna annosa del terzino destro, perché se è vero che questo Zampano... Il tuo cavallo di battaglia, no, ricordo. Il mio cavallo di battaglia. Adesso è stato preso un terzino destro che sa fare la fase di difesa, scusami. No, ricordo il tuo cavallo di battaglia, perché tu hai puntato spesso giustamente su questo tasto. Quindi sicuramente in difesa credo che con l'arrivo di Ciofani e anche l'arrivo di Scognamiglio mi sembra un reparto che, a differenza degli altri anni, mi dà un po' più di affidabilità, esperienza, fisicità. Peraltro anche, no? Quest'anno spero vivamente che possa essere l'anno di Perrotta, vale a dire che sia un giocatore questo che trovi quest'anno un po' più di continuità di rendimento, perché l'anno scorso ha alternato partite buone a delle partite con grandi amnesie. Il giocatore c'ha delle qualità importanti. Però c'è un grande punto interrogativo, perché hai preso Scognamiglio, punto fermo dovrebbe essere, poi è chiaro che il campo è giudice supremo in ogni cosa, però Scognamiglio è il titolare ed è un mancino, Perrotta è un mancino, difficilmente giocheranno due mancini. Però questo poi non è una hai fatto una giusta osservazione, però io credo comunque, siccome è anche un ragazzo che a me piace, sì, per carità, mi piacerebbe che possa essere questo il suo anno, anche se dovesse giocare, magari scalzerà Scognamiglio. Ma no, potranno giocare due mancini, tu perché dici? Non è una scienza così esatta, che debbano giocare un centrodestra che sia destro, perché ci sono
E quindi mi sembra una squadra equilibrata. Se non ci saranno uscite dettate ovviamente da acquisti fatti da campi, da squadre straniere che verranno a pescare con delle buone offerte per prendere qualcuno di questa rosa. Qui ci può dire qualcosa in più, perché tu alludi a Brugman. No, non alludo a Brugman. Abbiamo praticamente una sorta amico procuratore di Brugman, cioè Paolo Toro. Lui dice che, di essere un amico, in realtà secondo me è il suo agente. Scherziamo. Magari parliamo di Brugman, che forse a livello internazionale è un po' più conosciuto, però non è detto che non possa arrivare qualche offerta per qualche nostro giocatore. Se se questa squadra dovesse rimanere questa, a mio avviso ci sono le premesse per fare. Però se tu dici questo e tu muovi benissimo in ambito straniero, significa che già sai qualcosa. No, non è che so qualcosa, però cioè, siccome può capitare. Ci stai mettendo la pulce all'orecchio. Brugman perché è uno straniero, però potrebbe succedere, adesso io ne parlo, potrebbe succedere che possa arrivare qualche offerta per qualche altro giocatore di questa rosa. Io mi auguro, per il bene del Pescara e per il bene anche del nostro allenatore, che questa squadra rimanga questa, perché credo che ci siano le condizioni innanzitutto di serenità, perché mi sembra che si sia ritornati anche ad un ambiente un po' più fondamentale, e tecnicamente mi sembra una squadra ben strutturata, e poi mi auguro che, visto e considerato che non ha potuto per un motivo o per l'altro dare quello che può dare, penso che Cocco, se riuscisse a fare in parte quello che ha fatto a Vicenza, potrebbe essere per noi un valore aggiunto. Ecco, poi torneremo sull'attacco, perché qualche punto interrogativo arriva dai tifosi, no? L'attacco, le punte centrali sono Cocco e Monachello, è andato via Bonino, è tornato Del Sole che è un esterno, qualche dubbio diciamo, che è anche lecito, legittimo, per carità, però in uscita, vorrei ricordarlo, ci sono, perché non l'avete visto in grafica, Selasi, Forte, Karkalis, Yamga sono ancora qui, quindi si allenano con i compagni di squadra, e quindi la rosa è di 32-33 giocatori in questo momento. Però in uscita ci sono Selasi, Forte, Karkalis, Yamga, Proietti, Scalera, Ventola e Sansovini. Sull'attacco vorrei sentire un po' l'opinione sia di Paolo che di Vincenzo che di Giuseppe. Paolo. Ma secondo me, per quanto riguarda l'attacco, l'ultima operazione, quella che è stata fatta con Bonino, con il ritorno di Del Sole, secondo me è positiva per il Pescara, perché avevo notato, cioè era un'impressione chiaramente, che Bonino nel ruolo di centravanti di punta centrale, centrale, ecco, ma però mi vorrei spiegare meglio, perché sennò è sfumato Scamacca, questo è un po' stato il problema, quello, no? certo, è andata via una punta centrale, Bonino, anche se con Pillon ha giocato più da esterno nelle prime amichevoli, una seconda punta, ma diciamo. Mi sembra appunto che l'utilizzo di Bonino da esterno non abbia sortito gli effetti sperati, però il problema è che non è arrivato, e lo vedevo anche punta, molto, insomma, come devo dire, un po' troppo egoista, cioè secondo me soffriva un po' la concorrenza di Cocco e Monachello, perché il ruolo suo era quello centrale e lui è stato impiegato poco in quel ruolo. Quindi al Pescara potrebbe invece tornare utile il ritorno di Del Sole, che può essere impiegato invece in un ruolo dove ci sta più possibilità, mi sembra sulla fascia destra, che possa giocare, e quindi secondo me, per quanto riguarda la versatilità della rosa, è più utile la presenza di un Del Sole che non di un Bonino, dato questo però gruppo. Aspetta, io ho detto Bonino perché c'è stato uno scambio, in realtà mi riferivo, ripeto, a Scamacca, che è sfumato proprio Scamacca all'ultimo respiro. Certo, è chiaro che quello ha condizionato, se è vero il fatto che solo per 3-4 minuti, non so se ho letto sul giornale che probabilmente anche qui lo ha detto in diretta anche il presidente, si è verificato Sebastiano. Purtroppo dobbiamo auspicarci che Cocco continui a mantenere diciamo queste timide aspettative di questa fase precampionato. Io vedo molto bene anche Monachello, molto più dinamico in area di rigore, molto più dinamico. Penso quindi che il ritorno di Del Sole sia un fatto positivo. Mancuso ha delle doti di versatilità tali da poterlo, quindi all'occorrenza, di giocare anche al centro. Ci sarà una bella rivalità, secondo me, sulla fascia sinistra fra Capone e Antonucci, perché Antonucci è un ragazzo frizzante. E poi c'è Brugman, quindi siamo a posto, no? Poi il direttore d'orchestra Von Karajan. Vincenzo, allora sull'organico, cioè, ti soddisfa?
se dovessi dare un voto darei 6,5 a questa rosa. Sono d'accordo con Alessandro, Matteo Ciofani sicuramente sotto l'aspetto difensivo è messo meglio rispetto a Zampano. Così come mi convince Rizzaldi, mi è piaciuto molto il parziale rifiuto di Rizzaldi, certo, di andare a giocare con la Juventus, con la seconda squadra. Magari quello che mi dà meno affidabilità, mi auguro che le condizioni fisiche di Balzano e Del Grosso sappiano reggere 38 partite, 38 partite del campionato di Serie B, se dovesse rimanere 36, perché 36, 18 partite sì, andate, 36 partite, ritorno. Sì. E al centrocampo credo che veramente al centrocampo siamo messi molto bene, perché abbiamo tutto le partite per i veri. No, con tutti questi numeri questo potrebbe essere un vantaggio. Sì. Beh, per Del Grosso dobbiamo fare una battuta, che già si è infortunato, e Balzano, visti gli infortuni dello scorso anno, sarebbe manna dal cielo. A centrocampo secondo me quello è il nostro reparto migliore, perché abbiamo contemporaneamente qualità e quantità, sì, e abbiamo anche giocatori intercambiabili. Questo è vero. In attacco mi convincono assolutamente tanto, per ovvie ragioni, Antenucci su tutti, per ovvie ragioni, certo, che non ti sto a spiegare. Insomma viene dalla Roma, infatti dicevo proprio per questo. Scherzi a parte, veramente sicuramente un giocatore che ha dei buoni numeri, deve crescere, ma in un contesto sereno e tranquillo, come ci ricordava il buon Alessandro, sicuramente potrà farlo. E quest'anno avremo Pillon dall'inizio, per fortuna, e sarà in grado sicuramente di farci fare un discreto campionato, anche se Giuseppe ha perfettamente ragione, l'aspetto negativo, almeno uno degli aspetti, qui parliamo in questo caso solo dell'aspetto sportivo, un campionato con 19 squadre significa che la lotta per la retrocessione è veramente molto molto ardua. In attacco, e concludo, Cocco e Monachello sono una scommessa, perché Cocco sì è stato il capocannoniere qualche anno fa con 19 gol a Vicenza, ma aveva un tal Giacomelli e dall'altra parte aveva gli esterni. Ecco perché mi auguro e auspico che Antonucci, Marras, Mancuso, Capone... l'altro esterno era la Verone, insomma, giocava esterno alto, cioè non stiamo parlando. Monachello sì, è vero che ha giocato bene, c'era anche Ragusa, sì, 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 certo. Monachello è vero che ha giocato bene ad Ascoli, ha fatto 7 gol e giocò bene a Lanciano, ma anche lui non ha fornito prestazioni, diciamo, sopra le righe negli ultimi campionati. Quindi ecco, il mio unico punto interrogativo, insomma, soprattutto è l'attacco. Oggi invece però Monachello non è una scommessa, dai, perché comunque ha fatto bene a Lanciano nel suo primo campionato, io, diciamo, mi auguro professionistico, che possa dare continuità, quest'anno ha fatto molto bene ad Ascoli, la seconda data. Parte, auspico che anche quest'anno si possa ripetere e possa arrivare in doppia cifra. Certo, ne potrà giocare uno, perché se il 4-3-3, se dovesse essere confermato questo sistema di gioco, ne giocherebbe uno. Oggi stavamo ricordando anche i nostri competitor, le altre squadre si sono rinforzate. Sabato andiamo a incontrare una squadra che ha comprato Montalto e Carretta, fra i tanti. Oggi lo Spezia ha preso Galabinov e Bidawi, la Salernitana ha comprato... le squadre si sono rinforzate tutte quante. Poi l'Inter ieri sera ci insegna che una squadra non è fatta di soli nomi, infatti, anche se è solo la prima giornata. Ma ecco, infatti la domanda che volevo farvi è proprio questa, uscendo un po' dal seminato. Peggio Dazon la prima giornata o peggio l'Inter? Questa è una bella... Per me è peggio l'Inter. Io ho visto bene le partite, quindi per me è peggio l'Inter. Comunque è solo la prima giornata, cioè, no, per carità, è solo una battuta. Giuseppe, su questo organico, insomma, bel mix di gioventù e esperienza. Io credo che l'intento del Pescara sia quello di posizionarsi in maniera stabile nelle prime posizioni, perché guardando la squadra e conoscendo un po' il valore organico dei giocatori, da playoff? Sì, sicuramente. Perfetto. Ma credo veramente come obiettivo minimo quest'anno, perché è vero che ci sono tanti competitor, ma credo che il centrocampo che ha il Pescara in molti facciano fatica a replicarlo. Poi da dire anche che è una squadra che ha fatto una bella iniezione di esperienza, di centimetri, certo, di chili, di muscolatura, di fisicità, da verificare nelle accoppiate, nella concorrenza che si creerà per le singole maglie, la tenuta e la gestione del gruppo, perché potenzialmente quasi tutti hanno esperienza di B e possono giocare, non c'è
si fa fatica a dire il titolare e l'alternativa, no? Ci sono due per ruolo, ma certo. No, quello poi è un discorso che spetterà a Pillon, e quindi bisognerà verificare questa situazione qui, bisognerà anche comprendere il ruolo che avranno i giovani in questa squadra, perché sicuramente la componente giovanile rispetto agli ultimi anni, no, al trend sì. del Pescara si è notevolmente ridotta. Ci sono giocatori come Melegoni, Caponi, lo stesso Antonucci, che magari se fossero arrivati, qualcuno già c'era l'anno scorso erano titolari perché ci si puntava, c'era un progetto. Oggi devono lottarsi o tra di loro o con altri giocatori esperti le loro belle maglie della domenica, quindi significa che qualcosa è cambiato nella gestione del Pescara, ma credo che la società abbia fatto un ragionamento molto, molto logico, che è quello di avere un organico semi-imbastito di buon livello, ha cercato di dargli quello che gli mancava, probabilmente, ripeto, un po' di solidità nella fase difensiva, bisognerà vedere, perché sono solidi sì, ma non mi sembrano rapidissimi, velocissimi, quindi bisognerà anche sì. capire, no? Chi va e chi scappa, come si ma dice, infatti, soprattutto tra i centrali. Questo, perché per esempio dopo la partita di Verona contro il Chievo, Pillon, ho ascoltato attentamente le sue dichiarazioni post partita, ha detto testualmente vorrei che la squadra accorciasse più sì. in avanti per il recupero del pallone. Il fuorigioco, ecco, dove lo facciamo? Ecco, infatti, sulla linea dell'area di rigore, sulla tre quarti. No, io non dico Zemaniano però le caratteristiche dei difensori soprattutto sono caratteristiche di giocatori piuttosto compassati, tranne Gravione, un giocatore veloce. E da quello sembrerà una stupidata, credo dipenda anche il funzionamento di ciò che c'è avanti. Sì. Perché se in mezzo al campo hai giocatori dinamici e tecnici, come può essere Machine, come potrà essere Memusce, lo stesso Brugman, eccetera. E comunque se gli allarghi il campo fanno fatica, certo. O meglio impiegano più tempo a correre presso l'avversario, il recupero della palla, che non alla gestione, e quindi anche quello della scelta dei giocatori offensivi, cioè degli offensivi puri oppure giocatori che si adattano ogni tanto anche a tornare a scalare, eccetera, certo. Quindi sotto questo aspetto anche la scelta rispetto a quello che dicevate voi dell'attaccante, no? Cioè nell'ultimo giorno di mercato probabilmente il Pescara aveva individuato la possibilità di poter prendere una punta centrale, sì. Il fatto che si è puntato e poi non è andato in porto un giocatore come Scamacca, che non sarebbe stato un titolare, sì. Significa che comunque la società, l'allenatore avevano già dato fiducia a Monachello e Cocco che ci sono, sì, altrimenti sì, dico una cavolata, avevi Cacia che era svincolato e vagava, no? Nel mercato, lo prendevi e allora lì magari avevi dato, è stato ingaggiato dal Novara, davi un altro tocco, quindi certo. Significa che secondo me anche a giusta ragione, perché sono due giocatori che non sono gli ultimi arrivati, avranno e hanno sicuramente voglia di rifarsi e di confermarsi, chi l'uno, chi in un modo, chi in un altro, e quindi credo che anche le attività fatte dalla società indichino che in quel ruolo lì loro erano soddisfatti. Sì, assolutamente. Poi che... No, su questo... Però ecco, per esempio, sugli esterni poi andremo in pubblicità. Allora, io direi, Antonucci è bravo, non ci sono dubbi. Poi ci fidiamo di quello che ha detto anche Eusebio Di Francesco, ce l'ha detto personalmente, a microfoni spenti, lo abbiamo visto già all'opera, Antonucci ha qualità. Però è il primo campionato vero, certo. Che fa, perché insomma essere catapultati da una primavera, certo. A un campionato di Serie B non è mai facile. In una piazza come Pescara. In una piazza come Pescara. Certo. Lo scorso anno Capone ha pagato a un certo punto lo scotto, però aveva cominciato molto bene, certo. Tant'è che alla fine ha fatto 6 gol. Quindi stiamo attenti, perché sì, Antonucci è bravo per il primo vero campionato che fa di un certo livello. Marras è un ragazzo che ha 25 anni, è un 93, ma non ha mai giocato in B, quindi abbiamo già due esterni che non hanno mai fatto questa categoria. Capone, tutti pensano e pensiamo che possa essere la stagione della sua consacrazione, certo. Però è il secondo campionato di B, quindi sì, qualità sì c'è, però bisogna stessa anche cosa del Sole. Stare attenti, del Sole. Insomma, del, ecco, no? Del Sole è stato un po', permettetemi, diciamo inconsapevole, no? Sì. della sua gestione del campionato qui a Pescara, perché è stato buttato nella mischia, si esprimeva ma come una sorta di corpo estraneo, certo. Dal punto di vista tattico, con gli atteggiamenti,
perché chiaramente veniva dalla primavera e quindi è chiaro che ha pagato questa situazione. Ha fatto la sua esperienza con la Juve primavera e ha fatto discretamente bene nella parte finale, perché all'inizio è stato un po' complicato. L'ho rivisto molto, molto più cresciuto dal punto di vista della personalità, perché anche lì, catapultato in quel contesto, lui era un giocatore importante perché veniva già da un'esperienza. Però parliamo sempre di un'esperienza fatta da Del Sole nella primavera della Juve, che non era una, l'anno scorso, una di primissimo raggio, e in un campionato come quello di primavera, che sconta rispetto alla B almeno un paio di categorie. E comunque Del Sole l'anno scorso ha fatto registrare un buon impatto a Pescara, almeno nelle prime 10 partite, Coppa Italia, 3 gol, Triestina, i 2 gol, i 2 gioielli contro il Brescia, poi ha fatto bene per i primi 2-3 mesi, poi insomma anche lui purtroppo, vabbè, ci sta perché dalla primavera del Pescara al campionato di Serie B, insomma, non c'è un passaggio intermedio, dovrà, ecco, io questo volevo dire. E dovrà, come gli altri, ricominciare e riambientarsi e imparare ancora quest'anno. Quindi ecco perché dicevo, il ruolo dei giovani quali sarà? Cioè, ci sono già i giovani che puoi affidargli in un contesto esperto, i 7, 8, 11esimi saranno esperti, quindi 2, 3 che vanno in campo devono essere di quel target. Quali e in che ruoli saranno in grado di? Lo stesso Elizalde, no? Che è un giocatore, secondo me, della rosa è quello di maggior prospettiva da coltivare, no? Da tenere bello nell'orticello con la serra e curarlo bene. Però questo giocatore è pronto? È pronto allo stesso livello di giocatori che in B, Scognamiglio, Del Grosso, Balzano e quant'altri, Brugman, Memusci, eccetera, sono belli che navigati? Cioè, riusciranno questi giovani a dare lo stesso rendimento? Infatti, è quello che io dico. Il interrogativo è questo. Bisogna avere pazienza, insomma, questo è un po' il discorso. Però diciamo che anche il Pescara deve vivere anche di queste situazioni di giocatori che prima o poi devono venire fuori, perché non può fare una rosa di 18-30 anni. A parte che infatti Pilloni gli ha dato subito fiducia, a sinistra, cioè con l'infortunio del Grosso, diciamo che il titolare in questo momento... È vero che la maglia del Pescara pesa. Questo è una corretta affermazione. Però, insomma, se questi giocatori sono stati contrattualizzati, credo che abbiano intravisto qualche cosa. Chiaro, anche lo stesso Del Sole, dopo la doppietta di Brescia, stato osannato. Lo abbiamo fatto anche noi, anche io tu, personalmente. Perché tu hai le tue colpe, perché io ero in questa trasmissione. Ma poi si è ridimensionato, ma non perché ha fatto dei gol a Brescia frutto di casualità, perché i colpi ce li ha, però questi sono ragazzi che poi devono bisogna saperli aspettare e far crescere. Pescara però è un ambiente formativo, perché la maglia pesa, la tifoseria pretende e c'è una tradizione in B di tutto rispetto. Però per giovane, credo che comunque i calciatori, quelli diciamo cosiddetti stagionati o esperti, chiamali come vuoi, mi sembra che possano avere anche delle qualità umane per poter aiutare questi ragazzi a venire fuori alla grande. Ecco, diciamo che il mio è un auspicio, è un augurio. E sono assolutamente d'accordo con te, si era già sbilanciato Tambone sulle prospettive di questa squadra in campionato. Tra poco vi faremo riascoltare che cosa ha detto Sebastiani a fine mercato in diretta per il TG8 Sport proprio venerdì scorso alle 20, quando ci ha dato in diretta alle 22 minuti purtroppo la notizia dell'ingaggio sfumato di Scamacca. Che cosa ha detto Sebastiani sulle prospettive di questa squadra? Tra pochissimo, dopo la pubblicità. Intanto nel posticipo, torniamo in diretta da studio, nel posticipo di Serie A, Atalanta 3, Frosinone 0, i gol di Gomez, Ateboer e Pasalic, ex Milan, Zampano in campo al primo minuto nel 5-3-2 disegnato dal tecnico del Frosinone Moreno Longo. Siamo praticamente a fine primo tempo, sta per cominciare il secondo tempo, perché credo alle 21, no, il posticipo di Serie A, o no? 20 e 30, allora siamo già nella parte finale della partita di questo posticipo. Dunque Atalanta 3, Frosinone 0. Vi dicevamo di Sebastiani, profilo basso da parte del presidente del Pescara, una sorpresa se vogliamo. Sentiamo che cosa ha detto proprio a fine mercato in diretta nel corso del TG8 Sport sulle aspettative, sulle prospettive di questa squadra. Nessun obiettivo? Ma noi quest'anno preferiamo partire un pochettino a fare spenti e poi vedere man mano come evolve il campionato, come cresce la squadra
e poi darci degli obiettivi. L'importante, alla luce di quello che è successo negli ultimi anni, è che la società possa essere in piedi e mantenere una categoria che sarà sempre più dura, perché è evidente che se le squadre dovessero riprendere 19 con 4 retrocessioni il campionato sarà ancora più duro, per cui l'importante per una piazza come Pescara è mantenere la categoria e mantenerla in maniera dignitosa. Poi tutto quello che viene di più sarà un di più. Così dunque il presidente Sebastiani non più tardi di 3 giorni fa, venerdì si è concluso il mercato, profilo basso, non basso profilo, profilo basso, realista? Come possiamo definirlo, Sebastiani, dopo questa dichiarazione telefonica? Ha evidenziato il fatto che quest'anno non è che ti puoi permettere tante disattenzioni, perché le partite sono di meno e le squadre, bene o male, una discreta campagna l'hanno fatta. Però ha anche detto, sì, partiamo a fari spenti, poi vedremo quello che succederà. E l'ambizione di arrivare nei playoff? Sicuramente, quella c'è. Pensa anche di quella poter, c'è. Non l'ha esternata, quella c'è, ma è giusto che sia così. Però ha anche aggiunto, fondamentale conservare, mantenere la categoria in modo dignitoso. Paolo e Vincenzo. Ha fatto il solito opportuno discorso di medio-lungo termine, cioè ha ricordato sempre che quello che è importante è il mantenimento della categoria. Dopodiché ha avuto un atteggiamento in questo momento, in questa fase, è più prudenziale rispetto a magari a quello che diceva gli altri anni nello stesso periodo. E forse anche questo è il segno della convinzione di aver tutto sommato stabilizzato una squadra, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico e soprattutto anche dal punto di vista psicologico, perché quest'anno è partito dall'inizio con, rispetto per esempio all'anno scorso, con un allenatore che ha una rosa nella quale crede. L'altro anno Zeman c'era sempre la questione, cominciava ma non aveva giocatori che magari erano particolarmente adatti al suo credo calcistico, e invece quest'anno, diciamo, di questi discorsi non se ne sono sentiti. Pillon si è messo ha ripreso a lavorare nella maniera più opportuna, l'ambiente è rimasto tranquillo, mi sembra anche abbastanza coeso per quello che... Sì, che come diceva Alessandro, la tranquillità è fondamentale, è fondamentale, no? Quindi questo sarà sicuramente un punto a favore. Il discorso del presidente chiaramente riflette un po' questa situazione e poi ricorda sempre che quello che è importante, il discorso a lungo periodo, cioè non è tanto di questo campionato, è che secondo me è un discorso sommato giusto. Assolutamente. Cioè, salvaguardare il discorso di lungo periodo, a tutti quanti si interessa che la squadra quantomeno sia in grado di mantenere dignitosamente questa categoria, salvo poi ovviamente. Altrimenti si fa la fine di Bari e Cesena. Questo è poco ma sicuro. Bari e Cesena su tutte. Tante situazioni, diciamo, di società alle quali magari veniva attribuita una solidità, una solvibilità, un valore superiore, poi magari... Ricordo per esempio nel 2004-2005 c'era ancora Scibiglia, Scibiglia era andato via, c'era quindi gestione paterna, però diciamo che era finita, appena finita la gestione Scibiglia. Ricordo che il Pescara fece una squadra normale con pochi investimenti, il direttore sportivo era Andrea Iaconi, retrocesse a fine campionato ma si salvò per i bilanci che erano sani, e invece due squadre che avevano raggiunto i playoff, Perugia e Salernitana, praticamente furono non si iscrissero al successivo campionato. Allora è giusto fare quei scherzi? No, infatti per quello Pescara, ti dico. Cioè, se bisogna dare anche merito alle gestioni. E Pescara fu ripescato per 2 anni proprio perché i bilanci erano sani. C'era Iaconi, che insomma è stato un grande direttore sportivo nella storia del Pescara, si puntava a fare magari non una squadra con grandi investimenti, perché si faceva il passo secondo le proprie possibilità. Ecco, questo è un po' il discorso. Ma infatti così dovrebbe essere, cioè secondo me è uno dei punti di restituzione di credibilità al movimento, è proprio quello di, cioè, ogni squadra deve fare il passo che può fare e tutto quello che si fa deve avere delle adeguate coperture di breve e di medio e lungo periodo, cioè non è che si può andare avanti, fare delle fiammate e poi alla fine vengono fuori tante di quelle cose per cui si vede che poi alla base non c'era niente, ma solo un'aspettativa che se tu ottenevi, magari riuscivi a ottenere certi risultati, allora si verificava una serie di circostanze per cui avresti potuto
mantenere un livello superiore, cioè è un discorso troppo rischioso che secondo ma me infatti, non infatti poi abbiamo visto Bari e Cesena che fine hanno fatto, no? Cesena oltre 70 milioni di debiti, non so quanti milioni di debito con l'erario, il Bari anche la stessa cosa, perché al di là della ricapitalizzazione, no, che è venuta meno, cioè 3 milioni che tutti si sono scandalizzati, ma quello che c'era dietro, però attenzione, potevano anche farla la ricapitalizzazione, giusto Giuseppe, tu che conosci anche quello che è successo a Bari, no? Lì c'erano dei debiti pregressi e pesanti. Allora, io credo che il filo conduttore, tolto l'Avellino che ha avuto un inciampo di tipo, io credo, paradossale, assurdo. Sì, vabbè, lì proprio. Non aver letto e capito la tipologia delle fideiussioni che andavano presentate è un, infatti, un peccato mortale. Io ho escluso l'Avellino dal discorso. Al di là di queste situazioni, il filo conduttore tra queste grosse realtà, queste squadre forse sottodimensionate rispetto alle le ambizioni, le aspirazioni, anche la tradizione sportiva, perché squadre che hanno fatto per tanti anni la Serie A, era proprio quello di investire nel debito per poter arrivare nell'Eldorado, perché nel momento in cui si arriva in Serie A, certo, no, si risolvono tutti i problemi. Così non è, perché ogni anno la Serie B, no, ha un imbuto a un certo punto, e dove in questo imbuto hanno giocato d'azzardo, hanno fatto il passo di lascio la doppia, esatto, certo, hanno giocato d'azzardo. Nel momento in cui le società cominciano a fare questo tipo di situazioni esponendosi all'aspetto debitorio, si attiva il timer, certo, perché tempo questo, con queste situazioni, queste esposizioni, le plusvalenze che poi diventano ammortamenti da sopportare, chiaro, eccetera, nel giro, io dico, in Serie B massimo 2-3 anni, se con questo sistema qui di indebitamento e ammortamenti sempre pesanti non riesci a trovare la Serie A, dopo 2 massimo 3 anni ti devi arrendere. No, ma infatti, ti devi arrendere. Tra l'altro, la situazione che si è verificata in Serie B dopo tanti anni, io ho citato gli esempi Perugia e Salernitana 2004-2005, addirittura credo che il Perugia fu promosso in Serie A e poi non, oppure il Torino, qualcosa del genere. Comunque due o tre società importanti che l'anno successivo fallirono, cioè alla fine di quelle stagioni fallirono e ripartirono dalla Serie D o dalla Serie C, qualcosa del genere. Sì, quindi il mancato raggiungimento dei risultati poi ti comporta il fatto che non puoi onorare la grossa massa di debiti che hanno finanziato quel tipo di squadra, quel tipo di progetto, eccetera, per cui ci si espone. E poi non solo, ma tu non paghi gli altri a loro volta, i tuoi creditori si ritrovano in difficoltà, cioè diventa, quindi sono tutte situazioni che chiaramente andrebbero evitate nel limite possibile con dei controlli seri sulla. Tra l'altro stavo ricordando che proprio in quella stagione 2004-2005 il Treviso di Pillon andò in Serie A, a promozione storica, proprio per effetto dei fallimenti, credo, non vorrei sbagliare, proprio di Perugia e Salernitana, quindi furono coinvolte due squadre importanti e il Treviso andò in Serie A, Treviso allenato da Beppi Pillon. E poi fallì anche il Treviso. E poi, sì, presidente Sette, se non ricordo. Una sostenibilità finanziaria che deve essere impostata sul medio periodo, cioè che sia indipendente dai risultati, cioè se le cose vanno male io comunque questa categoria. Sì, però io dico sempre questo, siccome si fa sempre il discorso del calcio sostenibile, ma io non credo che ci voglia, voglio dire, una laurea per capire questo, cioè se tu hai 100 spendi 100, se hai 100 non puoi spendere 2 o 300. Ci sono delle persone interessate però si fa il a calcio spendere 100 e sì, però si dice, in cassa solo 10. Ma del calcio sostenibile se ne parla ormai da anni, eppure però succede sempre la stessa cosa. Massimo, se tu pensi del resto per fare... vorrebbe intervenire, no, io vedevo che fremeva. Guarda, ti do una ipotesi. È vero il calcio sostenibile, quello che il tuo ragionamento non fa una piega, però il problema è un altro, che se il criterio di ripartizione dei proventi non cambia per rendere sostenibile il calcio, ci saranno in ogni categoria i figli e i figliastri, e quindi le società che dalla Serie B salgono in Serie A, tu dici una disparità di trattamento, assolutamente, si ritrovano con un gap
faccio un'ipotesi, una neopromossa in Serie A, sì, arriverà forse quest'anno un po' di più, ma fino all'anno scorso, con i criteri dell'anno scorso, arriva a prendere 25 milioni di euro di contributi. L'ultima che si è salvata ne prende 15-20 di più. Sì. Allora tu ti trovi dalla Serie B alla Serie A, già con un organico che deve essere potenziato, perché è normale. Quindi la forbice è troppo ampia. E ti trovi già che il tuo competitor, il più vicino a te, che è l'ultima, no, delle non retrocesse dell'anno scorso, già parte con 15 milioni di più da poter spendere. Quindi è chiaro che a livello tecnico, a livello organizzativo, sì, a livello di investimenti, io sono parti sempre in ritardo. C'è un oggettivo svantaggio, e questo, vabbè, siamo d'accordo. Però ci sono anche. Cioè, ci sarà un motivo per cui isole felici. Voglio dire, c'è il Cittadella, secondo me. È chiaro che lì poi non puoi fare il paragone con Pescara. Aspetta, io parlo dalla B alla A, non dalla C. Sì, ho capito. I salari che girano a Pescara. A Pescara non lo so, però comunque non ci sono i salari che girano in altri club. Però il Cittadella è da prendere come esempio. Cioè, voglio dire, quello che ha detto Giuseppe è sacrosanto nel primo anno in che tu retrocedi, ovviamente hai questo famoso paracadute. Tra B e A sono d'accordo. Però poi se non ritorni sul primo anno rimangono i contratti. Ho capito, però Alessandro, ma succede anche a squadre di Serie B questo, che non fanno il salto in Serie A oppure poi retrocedono. Massimo, se non hai la proprietà che può avere il Parma, tu un giocatore come Gervinho, che è in grado di cambiarti la dinamica, il tuo ruolo da vittima sacrificale, da neopromossa, eccetera, non te lo puoi permettere, non riesci ad avere. E quindi è chiaro che le grosse realtà devono avere alle spalle delle grosse proprietà, perché come arrivano in Serie A devono cominciare a mettere sul piatto degli investimenti propri, cioè non della gestione, sì, dell'azienda, devono mettere della proprietà, devono mettere soldi in più, perché devono fare in modo il primo anno di aggrapparsi, poi cominciare a ragionare. Però io batto su questo tasto: il calcio sostenibile che fa il Cittadella è il non plus ultra. Ma lo fa in B? Quanto e come un Cittadella sarebbe in grado di reggere l'urto della Serie A? Ma infatti, però Giuseppe, tu lo sai che quella è la torta che va ripartita, e quello che questo non ti autorizza a fare delle operazioni tali. Ti muovi, aspettate, io cercavo di darvi una spiegazione, non a istigare, a legittimare. Integri con i mezzi propri, per quello zero, cioè i soldi che cacciano i soci, se no non è che ti autorizzi, perché se no, sono no, di meno, allora il discorso che si può fare dinanzi a una telecamera, un bancone, perché poi c'è da anche accontentare la piazza, ci sono altre dinamiche. Infatti io dico Alessandro, a Cittadella poi puoi fare tutto questo perché non ci sono pressioni, per carità. Però è un esempio anche, da seguire, voglio dire. Sì, no, poi che non ci siano le pressioni che ci sono a Pescara, però questo è un altro dato acclarato. Il problema di fondo è che per dare un po' più anche di regolarità ed evitare tutti questi fallimenti o quant'altro, credo che si debbano calmierare e ridurre i salari, i costi di gestione. Questo è poco ma sicuro. Che sono, perché è da lì che nasce. È quello poi che ha auspicato anche Sebastiani. Perché giustamente una volta che vai in A, ipotizziamo che quest'anno il Pescara vada in Serie A. Sì. E poi tutto quello che ci siamo detti questa sera si perde, perché poi arrivi in Serie A per la terza volta con lo stesso presidente, sei retrocesso due volte, i tifosi pretendono di rimanere in Serie A e dopo assistiamo al solito film. Quindi il concetto dell'autofinanziamento è giusto, però il problema di fondo è che quando poi l'asticella si alza oltre il normale, e poi rischi di. Ci vuole sempre l'equilibrio, insomma. Vincenzo, prima della pubblicità, e poi dopo ti rivolgo. Io credo che in questo discorso, insomma, ci voglia anche qui un filo conduttore, altrimenti corriamo il rischio di perderci, visto che ricordava lo stesso Sebastiani la settimana scorsa, per fare un campionato di Serie B. Chi ha una gestione oculata investe circa 9-10 milioni di euro, come ricordava giustamente l'amico Paolo prima, per un discorso in proiezione di almeno 2-3 anni. Cioè, da qualche parte i soldi le società li devono prendere. In Inghilterra l'ultima in classifica, il differenziale fra l'ultima in classifica e il Manchester City è 1-2, in Italia è 1-5, però da quello che ho visto anche in Italia ci si sta iniziando a muovere. Perché voglio dire, quello che diceva Giuseppe è assolutamente condivisibile. No. E quando parlavamo di
situazione finanziaria delle società. A me viene in mente il parallelo con la gestione finanziaria dei comuni italiani. Sappiamo che l'Italia ha un debito pubblico incredibile. Ci sono molti comuni italiani che investono in derivati, che sono prodotti ad assoluto rischio, sì, rendimento assolutamente non certo. Quindi fanno debiti su debiti. Ma questo perché? Perché il governo centrale taglia investimenti, chiaramente o aumentano le tasse, certo, per dare servizi pubblici come devono fare. Sono d'accordo. E quindi finito, bisogna anche qui che il sistema calcio si dia delle regole certe. Si dia una regolata. Voglio capire come il Cesena ha fatto ad arrivare a 73 milioni di euro. Infatti di bisognerebbe impedire. Se non ci sono organi, strutture, certo, che controllano, come si fa? Poi si va a stabilire, e ho finito veramente, si va a stabilire che la società di investimento rumena non aveva il rating, mi riferisco alla fiduzione della Avellino. Ma ci sono tante contraddizioni da superare, bisognerebbe accelerare i tempi della giustizia sportiva. Io credo che solo in Italia succeda quello che stiamo all'inizio della e che stiamo raccontando per dare ormai un titolo a questa trasmissione, cioè, l'unica certezza è il caos. Esatto, sono d'accordo. Giuseppe, allora, prima della pubblicità. Il discorso da cui siamo partiti, quello della Serie B, partiamo a 19 invece che a 22, perché la fetta di chi non c'è ce la dividiamo, sì, no? E secondo me è un approccio sbagliatissimo per un semplice motivo, che non ti spinge e non ti crea la possibilità di andare verso il tuo obiettivo, che è quello di aumentare le risorse. Noi in Italia abbiamo un modello, tra virgolette, che è ancora in movimento, perché mentre in Inghilterra, l'abbiamo visto, no, l'ultima che retrocede prende, sì, più soldi della Juventus in Italia, perché hanno un livello economico, soprattutto dettato dai diritti televisivi, che è esploso, ed è quello il loro target. Sì. Abbiamo in Germania, invece, dove le società sono più stabili, quello secondo me è il modello migliore, perché il grosso dei ricavi delle società deriva dalla pubblicità e dagli stadi, ecco, perché hanno sfruttato l'anno dei mondiali per rifarli e tutta una serie stiamo, di politiche siamo sempre che non, su che non abbiamo profilo fatto noi, e non, stiamo continuando a non fare. Certo. E poi ci siamo noi. Al momento noi non possiamo né rincorrere i diritti televisivi, e dobbiamo ringraziare che nell'ultimo giro, con un po' di confusione, perché anche lì la stagione è partita in ritardo, anche perché le società di Serie A non sapevano fino a maggio, no, chi era il loro gestore, quanti soldi gli dava e come glieli dava. Esatto. Stiamo, diciamo, galleggiando con i diritti televisivi, ma è una cosa che non rimarrà a lungo, quindi è una cosa che ci andrà. Noi ci stiamo preoccupando del discorso del ticketing, degli abbonamenti e delle risorse, perché non diamo anche credibilità per gli sponsor, per gli investitori, eccetera. Quindi secondo me in Italia l'unica cosa che dobbiamo fare in C, in B, ma anche in Serie A, è fare l'unica cosa in cui noi siamo bravi, noi italiani, che abbiamo la classe di allenatori migliori al mondo, dobbiamo cercare di allevare gente, ragazzi che sanno giocare a calcio. Quella, l'unica però cosa. Se poi questo lo andiamo a verificare sulle squadre primavera, faccio tanto un esempio così, tutti e vediamo che la primavera B che hanno fatto quest'anno era un qualcosa che credo un livello talmente basso che, non so Alessà, tu che segui pure da anni, mi sembra che la primavera B sia stato un livello troppo basso per poter permettere anche a una squadra di serie B di poter attingere, certo, no? Prova il Pescara, quanti giocatori della loro primavera sono finiti nella Rossi prima squadra? Zero. Chiaramente poi li hanno girati in altre realtà, sì, ma significa che quel modello non regge. Stessa cosa in Serie A, l'Atalanta, l'Inter, il Milan, eccetera, continuano a mandare in giro i giocatori. Sì, sì. C'erano due o tre squadre in primavera A che non erano niente male, con giocatori niente male, però continuano a non riuscire a coltivare per poter poi portare in prima squadra. Continuiamo a prendere gli stranieri, continuiamo a dare capitali italiani all'estero, perché se andiamo a prendere in tutto il mondo. Sì, sì, infatti è quello. Poi c'è stata l'inversione, che riusciamo a prendere, ma credo che sia una situazione che si porterà dietro altro, ma al momento è unica. Ronaldo. Lo so, no, infatti, ci siamo riusciti, siamo arrivati della a un pelo medaglia, a prendere Modric e l'altro, così, eccetera, però. No, certo, in questo momento ci sono questi segnali, ma la dura realtà è quella. Noi non stiamo facendo quello che sappiamo se fare. Se fosse arrivato prima Cristiano Ronaldo, prima della vendita dei diritti televisivi. Ah, beh, certo.
Non si sarebbe chiuso, sarebbe cambiato tutto. Comunque, che diceva facciamo nella precarietà, facciamo società, un anno e poi vediamo come però l'unica società che poteva fare questo è la Juventus, perché insomma è un modello, questo è poco ma sicuro. Allora sì. 22 e 20 minuti, ci fermiamo per l'ultima volta, restate con noi. Eccoci qui, allora 22 e 23, diamo uno sguardo al posticipo del campionato di Serie A. È andata via la schermata, no? Eccola qui, l'ho recuperata. Atalanta 3, Frosinone 0. Siamo in pieno recupero, 92esimo, dunque prima vittoria in campionato per l'Atalanta. I gol di Gomez, Ateboer e di Pasalic, ex centrocampista del Milan, che realizzò il gol del pareggio in Serie A Pescara-Milan 1-1. Non so se ricordate, no? Il gollonzo, anzi il grave errore di Paletta e Donnarumma. Di Paletta, del portiere pure, insomma, mettiamoci anche il portiere. Di Paletta, Donnarumma Paletta, ha fatto una cosa lì clamorosa, Paletta, e poi il pareggio di Pasalic nel primo tempo. Allora, parliamo anche, se si dovesse cominciare, io sto dando un'occhiata anche sciopero Serie B, Repubblica.it scrive proprio sul titolo: non ci sarà lo sciopero dei calciatori. Repubblica.it è categorica, insomma. Vedremo quello che accadrà. Aspettiamo però, insomma, no, ci sono... perché mi metto nei panni dei tifosi che stanno già iniziando a organizzare la trasferta, cioè quando devono saperlo se verrà partita, verrà inviata. Io penso che entro domani si dovrebbe sapere, massimo mercoledì. Allora la Cremonese è una delle squadre che ha cambiato profondamente il suo organico in questa Serie B. In realtà si sono rinforzate più o meno tutte le squadre di questo torneo. Cremonese con Castagnetti, vi dico, i giocatori più rappresentativi che sono stati ingaggiati dalla proprietà del Sodalizio Lombardo. Castagnetti, Greco che insomma è un giocatore che non ha bisogno di presentazione, lo scorso anno giocava a Foggia, Migliore, ex Giulianova, Crotone, Genoa, Strefezza, questo è un brasiliano che ha giocato l'anno scorso in Serie C nella Juve Stabia di proprietà della SPAL, Montalto e Carretta soprattutto, ex Ternana, Montalto lo scorso anno 20 gol, Krešić, difensore centrale che lo scorso anno militava nell'Avellino di proprietà dell'Atalanta, Mogos ha giocato ad Ascoli, Radunovic, portiere serbo dell'Atalanta, ex Avellino e Salernitana, Del Fabbro, trascorsi nel Pescara, ha giocato solo una partita in Coppa Italia nel 2014 contro il Renate, scuola Terranova, Juventus, Terranova, e poi Emmers, attenzione, Emmers che era nel mirino di Pavone lo scorso anno, belga, classe 99, il papà Mark Emmers è stato un ottimo centrocampista belga. Insomma, a giudicare dai nomi stiamo parlando di una squadra importante. Vorrei proprio un commento. C'è un allenatore anche per la categoria tosto, per la categoria, ecco, tornando al discorso, questa è una buona rosa lì. Tornando al discorso che facevano prima, c'è una proprietà che nel momento in cui ci sono delle difficoltà ha la forza ovviamente di coprire. Beh, si sono distaccati, hanno anche loro rivoluzionato molto. Bisogna vedere, ecco, dare dei giudizi. No, adesso è chiaro, non si può dire. È un po' prematuro, però i giocatori il che hanno campo preso è sempre il giudice supremo. Sono dei buoni giocatori strutturati. C'è anche Daniele Croce che è rimasto, è anche piccolo, mi pare. Anche se ieri non ha giocato in amichevoli, infatti mi chiedevo che fine avesse fatto. Ieri ha giocato l'amichevole con la Pro Vercelli, la Cremonese ha vinto 2-0, però insomma stiamo parlando di un organico che sulla carta dovrebbe ambire almeno ai playoff. Poi il campo, ripetiamo per l'ennesima volta, giudice supremo Paolo, Vincenzo e Giuseppe. Ma sicuramente una formazione molto rinnovata e quindi secondo me anche ambiziosa. C'è da augurarsi che in questa fase iniziale magari non abbia già Mandorlini perfezionato tutti i meccanismi tali per poter, perché se immaginiamo quello che questa rosa possa dare in termini di rendimento, sicuramente potrebbe essere una squadra anche di fascia, sicuramente di fascia medio-alta per il campionato di Serie B. Per cui è chiaro che bisogna vedere lo stato di coesione, di insieme, il livello di gioco di squadra, il livello di tecnico della squadra che ha raggiunto fino a questo momento, e augurarsi per il Pescara che ci siano ancora delle cose da perfezionare, perché sicuramente è un organico di prim'ordine. Comunque insomma partono favorite le tre retrocesse, Verona, Benevento e Crotone, anche Verona, Benevento e Crotone, soprattutto Verona e Benevento, e Crotone un po' meno, però insomma è comunque un'ottima squadra. Io aggiungerei anche il Verona, poi ci sono delle squadre tipo Brescia, tipo Perugia, la stessa Salernitana che
si è rinforzata. Come? Preso Di Gennaro anche. Certo. Sabato sicuramente sarà una bella partita, avremo di fronte. Quindi si comincia, ce lo ha detto Vincenzo Cilli, non vi preoccupate, no, si comincia, chi è all'ascolto in questo momento. Auspico. E si può preparare per andare a Cremona, lo ha detto Vincenzo Cilli. Quello si è un po' più complicato perché dovrei chiedere al capo prima di fare una cosa del genere. No, magari probabilmente la vedrò su Dazon, sullo smartphone, perché sono stato degli impegni. È una buona squadra, ma già lo scorso anno si era... aveva fatto un discreto campionato, però con un Paolinho a mezzo servizio, certo. Poi infatti è crollata un po'. Attenzione, l'anno scorso fine girone di andata, ricordo perfettamente, la Cremonese di Tesser quinta in classifica, certo. In piena zona playoff, poi ha rischiato i playout. Perché non perdeva mai, la fase finale. E quindi insomma è comunque una squadra rivoluzionata, come ce ne sono tante in questo campionato di Serie B. Facevi bene a ricordare anche a Salernitana, non solo, il Foggia che ha preso giocatori come Iemmello e Galano, anche se il Foggia, per il fatto della riduzione del numero delle squadre partecipanti al campionato di Serie B, parte da meno 8, io infatti. Con un campionato a 42 avrei pensato che il Foggia poteva andare addirittura nella griglia dei playoff. Cioè la Salernitana, magari il Foggia avrebbe dovuto votare contrario. Infatti, la riduzione, fosse stato il Foggia, avrebbe votato probabilmente contrario. Doveva partecipare al campionato di Serie C, ma poi stavo ragionando, faceva ragionare su questo aspetto proprio Vincenzo Cilli. Tutti dicono, perché leggendo i giornali, le tre squadre retrocesse sono accreditate alla vittoria del campionato, no? Di diritto, anche perché hanno un paracadute insomma importante per aver potuto fare un organico di spessore. Però attenzione, la Salernitana, adesso vado a ricordare qualche calciatore, Bellomo, che insomma è un giocatore che si è un po' perso negli ultimi anni, ma adesso si è riscattato lo scorso anno a San Benedetto del Tronto. Anche se di Bellomo ci sono dei rumors che lo indicano come uno dei primi rinforzi del Bari. Sembrerebbe perché è un barese, però in questo momento lì. Poi, anche per dare un segnale, lasciamo perdere Palumbo, Altobelli, Mazzarani, che sono comunque buoni giocatori. Castiglia, ottimo giocatore, lo scorso anno ha fatto anche tanti gol nella Pro Vercelli. Poi Gigliotti, Perticone, Vannucchi e Micai sono i due portieri. Di Tacchio, soprattutto Djuric, Jallov, Di Gennaro e attenzione Anderson, giocatore che lo scorso anno a Bari, quando è stato bene, ha fatto la differenza, ha spostato gli equilibri. Esterno olandese, classe 95, che nessuno conosceva fino a quando non aveva preso il Bari. Lo scorso anno, Bari-Pescara. L'ha tenuto il Bari partito. Credo che Anderson sia stato in prova un paio di mesi, addirittura l'anno scorso. Sì. Di Gennaro è per la categoria un signor giocatore. Di Gennaro era il play del Vicenza quando Cocco ha fatto Iallo. Di Gennaro, ha delle buone qualità, anche Salerno, una piazza molto calda. Certo. Nella quale, dove se le cose vanno bene in casa, fanno 25.000 spettatori alla Recchi. È un campionato tosto, però ripeto, e di questo mi assumo anche le mie responsabilità, il Pescara rimane sempre una squadra in Serie B elitaria e io credo che quest'anno possa essere protagonista. Però insomma sono tutti organici di assoluto rispetto. E lo Spezia che è? Lo Spezia, te lo dico subito, a parte, non l'abbiamo nominato. Hai ragione, a parte Bartolomei, che secondo me è un ottimo giocatore, che lo scorso anno insomma ha fatto benissimo a Cittadella, il portiere Lamanna, che è un portiere affidabilissimo in Serie B, Capradossi, ha preso anche il difensore centrale, Matteo Ricci, ex Salernitana, Crivello, Crimi, Galabinov. Cioè. Bidawi, già l'anno scorso questi sono i nuovi. L'anno scorso non aveva proprio. Ma poi attenzione, anche l'anno scorso, per esempio, un maggiore centrocampista, la mezzala maggiore, ci sono dei problemi per il contratto, probabilmente andrà a scadenza e a febbraio potrà firmare già per qualche altra squadra di Serie A che lo sta seguendo. Però maggiore è un ottimo centrocampista, classe 1997. Noi dobbiamo chiudere, naturalmente approfondiremo gli argomenti venerdì prossimo, appuntamento con lo speciale calciomercato dal Warner Village dalle 21 alle 22 e poi lunedì prossimo, se comincerà il campionato in questo weekend, inizierà anche solo calcio. Vedi, lo scopriremo anche tu sei condizionato. Esatto, lo scopriremo solo vivendo. Grazie ad Alessandro Alberti, Paolo Toro, Vincenzo Cilli, Giuseppe Tambone. Grazie a Danilo Cinquino in regia, a voi per la cortese attenzione, ancora una buona serata.